lavori di costruzione della cantina furono iniziati negli anni 90. Perché questa idea della costruzione di questa cantina? Perché noi eravamo già famosi per mero di tanti grossi vinificatori nel mondo intero, col Taurasi Aglianico, questo Taurasi un poco che ha girato il mondo intero. Però il paese non ha mai avuto un ritorno per questo, diciamo, vino così blasonato nel mondo intero come territorio. Allora io ho voluto realizzare, unitamente a mio figlio, questa cantina per fare accoglienza. Il progetto iniziale era quello di fare accoglienza, e infatti abbiamo realizzato questa struttura utilizzando recupero da demolizione di fabbricati con una nostra impresa di costruzione. Io sono geometra, faccio il geometra di professione, mio figlio è architetto, mia figlia è architetta, assieme abbiamo realizzato questa struttura. Abbiamo avuto davvero con grande piacere un riscontro, perché diciamo, da quando è nata questa cantina c'è stato anche un rilancio turistico, di persone, di turisti del vino che ci vengono a visitare in cantina. Insomma, diamo piaceri e sensazioni. Questo ci conforta e ci dà la forza di continuare e fare un discorso dell'accoglienza per il territorio. Anche così, per sviluppare un poco e dare possibilità di organizzare un Taurasi per l'accoglienza, oltre che la mia cantina. Io spero di poter realizzare questi miei sogni, io continuerò a insistere su questi concetti, perché l'economia di un posto lo fa il turista, l'enoturista, cioè venendo nella nostra zona a conoscere il vino, conosce il territorio, ritorna e lasciano ricchezza, soldi, perché è quello che fa l'economia di un posto. È un poco come la Costiera Amalfitana: se la Costiera Amalfitana togliamo il turista si ferma tutto praticamente. Noi dobbiamo cercare in qualche modo di non dirottare, non togliere agli altri quelle che già hanno, ma di farle anche venire da noi, perché noi abbiamo questo grande prodotto che è l'Aglianico di Taurasi, ormai di OCG conosciuto nel mondo intero, e dobbiamo insistere su questo concetto. Noi stiamo ancora completando, ampliando i lavori, perché vogliamo dare soprattutto a chi viene, oltre al grande buon vino, sensazioni e il piacere di stare su un territorio, su un posto come l'Irpinia.